La Sagra del Mandorlino a Fiore 2012 si farà e sarà organizzata per il secondo anno consecutivo dalla cooperativa Il Sestante dell'imprenditore di Favara Enzo Bellavia, titolare della struttura Sport Village, che recentemente ha ospitato con grande successo il musical di Michele Guardì e Pippo Flora, I Promessi Sposi. Tira dunque un grosso sospiro di sollievo il sindaco Marco Zambuto, che alcuni giorni addietro, come si ricorderà, al microfono del videogiornale di Teleacras, ha denunciato il mancato apporto economico da parte di regione e provincia per lo svolgimento dell'evento. Zambuto inoltre ha dichiarato che il comune non avrebbe investito nemmeno un euro per finanziare la sagra. Adesso vi è l'accordo con Enzo Bellavia del suo entourage, che si sono già messi in moto per mettere sulla kermesse folclorica che si svolgerà dal 3 al 12 febbraio. Ingaggiato il direttore artistico, che risponde al nome di David Zard, che ha già lavorato e con successo per la sagra negli anni 90. Ancora non vi è nessun programma ufficiale della 67esima edizione della Sagra del Mandorlino a Fiore. La macchina organizzativa però è già al lavoro e nei prossimi giorni saranno annunciati i nomi dei primi gruppi folk e degli artisti che si esibiranno ad Agrigento. Vi saranno tanti momenti di spettacolo sia al Palacongressi che al Teatro Pirandello e sui palchi di Piazza Cavour e di Piazza Stazione. Poi saranno confermati i concerti dell'Etno Festival, l'accensione del Trittico dell'Amicizia al Tempio della Concordia e la fiaccolata dell'amicizia. Il sindaco Marco Zambuto afferma: se i contributi della regione non dovessero arrivare in tempo per la mancata approvazione del bilancio, sarà lo stesso gruppo organizzatore ad anticipare le spese, come è avvenuto lo scorso anno. Nel 2011, infatti, le somme sono state anticipate dagli organizzatori. Anche quest'anno Bellavia sarà affiancato da un gruppo di operatori culturali e turistici e da alcune associazioni locali.